Ancora una volta in molti hanno risposto al richiamo annuale della Madonna del Runale, la cui festa ricorre l'8 settembre. Le celebrazioni sono iniziate alla vigilia con la tradizionale fiaccolata in mezzo al bosco e con la messa celebrata nel piccolo santuario, rischiarato da una suggestiva illuminazione. La giornata della festa, favorita poiché cadeva di sabato, ha visto in mattinata il susseguirsi delle sante messe a ogni ora, tutte molto affollate. Perché la devozione a Maria e la preghiera costante a lei ci aiuta a vivere come Cristo desidera, come Cristo ci chiede. Maria è la più grande cristiana, la più fedele discepola di Cristo, suo figlio, colei che di più ha assomigliato a lui per virtù e per santità. L'ultima celebrazione nel pomeriggio era riservata in particolare ai bambini e ai ragazzi, arrivati in gran numero. Quest'anno sono 150 anni esatti che l'immagine della Madonna con il bambino, olio su tela, quasi a grandezza naturale, accoglie i pellegrini dal fondo dell'abside. Sono fedeli che provengono dall'intera conca dell'Alpago e dai villaggi cimbri del Cansiglio. Ma ogni anno si aggiungono persone provenienti dai dintorni di Belluno, dai centri pedemontani del Trevigiano e dal Sacilese. Un afflusso che si inserisce in una plurisecolare devozione destinata a non scomparire, come dimostra la festa appena trascorsa.